Allora, buonasera, bentrovati. Come vi avevo annunciato, questo sarà appunto uno spazio in cui interagiremo, in cui colloqueremo, converseremo amabilmente con Silvana Bononcini, che Silvana Bononcini, da diciamo, madre nobile, come lei si definiva, è praticamente per fortuna in qualche modo sbarcata sul video di Libri TV. Speriamo che il video tenga. E ricordiamo appunto per chi non lo sapesse che Silvana Bononcini è un'attivista radicale storica e attualmente attivista per il gruppo di Libertiamo, che è il gruppo di riferimento insomma di Benedetto della Vedova, quindi interno a Future Libertà. E ovviamente questa puntata fa un po' il paio con quella precedente con cui avevamo in qualche modo parlato prima delle elezioni. E Silvana ci aveva parlato un pochino della coalizione di centro montiana e quindi io le darei subito una parola per qualche commento. Ovviamente, d'altra parte, la trasmissione ha un titolo abbastanza esaustivo, dopo la catastrofe o qualcosa del genere, se non sbaglio. Ecco, che cosa pensi, come siano andate queste elezioni, che diciamo riflessioni si possono fare? Vai a te, Silvana. Beh, quantomeno per molti non è andata bene, nel senso che io suppongo che gli italiani non abbiano voglia in nessun modo di fare dei sacrifici, quindi hanno bellamente, per la maggior parte, cancellato questa opzione che a mio parere era l'unica sensata presente nel panorama politico italiano. E ci ritroviamo nella confusione più assoluta, con un PD che ha perso dei voti e non ha vinto se non di stretta misura, con un PDL con un capo splendidamente risorto, nonostante le promesse si sapeva letterato da almeno una ventina d'anni, e questa è una sorpresa, sono una forza d'urto enorme che sinceramente non so cosa riuscirà a produrre, perché a mio parere è solo sinonimo di una grazie, ma di propositivo non so cos'abbia. Tra l'altro ho scoperto poco fa, leggendo alcuni documenti, che per lui il reddito di cittadinanza riguarderebbe anche me, perché propone di abolire le pensioni e di abolire gli stipendi agli insegnanti, portini, ai dipendenti pubblici, e passarli quindi tutto questo reddito di cittadinanza, che è una follia assoluta, perché ognuno sa, vabbè, nel pubblico c'è un sacco di gente che sarebbe meglio se ne andasse a casa, ma ce n'è anche un'altra buona parte che tiene alla propria professionalità e che credo non si vedrà entusiasta, o non sarà entusiasta di questa proposta veramente da ricovero coatto, secondo me. Tra un sigaro e una sigaretta, aspetto la prossima domanda. No, io in apertura ho fatto appunto la virgola dedicata appunto a quei commenti ai commenti appunto sui risultati elettorali e ho detto praticamente che sinceramente sono rimasto stupito dei risultati. Non mi aspettavo parecchie cose. La cosa che meno mi ha stupito, però sinceramente sì, che meno mi ha stupito, è stato proprio lo scarso successo di Monti. Perché? Perché praticamente, secondo me, ha avuto troppo poco tempo per trasformarsi in un politico, comunicatore, dovendo abbandonare la veste, diciamo, del tecnico. Diciamo anche spesso è stato anche criticato per una certa
ha un certo atteggiamento piuttosto apparentemente distaccato, troppo distaccato, insomma, abbiamo visto la campagna elettorale, è stata una campagna elettorale che si è fatta anche a suon di insulti, di promesse, e adattarsi immediatamente a quel ruolo forse lui non era proprio il più indicato, e un pochino era un risultato abbastanza, secondo me, scontato questo, oltre al fatto che sconta il fatto che comunque sia il presidente del Consiglio uscente, che gli italiani comunque si ricorderanno perché ha imposto una tassa importante come l'IMU, o l'ha trasformata rispetto a quello che era l'ICI, che non c'era prima, sulla prima casa, insomma è una pressione fiscale che è stata, purtroppo, che è cresciuta, quindi insomma era abbastanza prevedibile, non credi anche tu? Ma questo avrà certamente inciso e non ha aiutato, però per me c'è anche l'incapacità della gente di andare oltre a quell'atteggiamento che è classico in Italia, perché se pensiamo al passato ci sono già viste storie di questo genere, è sufficiente pensare al successo del movimento dell'uomo qualunque di Giannini, quindi con lo stesso della Lega. Sono atteggiamenti delle persone che non vanno a fondo delle cose, non ragionano per i loro interessi, ma piuttosto per le cose abbastanza superficiali, abbastanza sensazionali, e soprattutto non ragionano di politica. Io scommetto che nessuno ha letto il programma di nessuno dei candidati, e quindi che nessuno abbia voluto approfondire la cosa, e poi, come dicevi tu, in effetti siamo venuti fuori da un anno di un governo che ci ha certamente tirato fuori da un brutto momento, ma che, come immagine, non può che non essere un po' negativa. D'altronde, cioè, l'Italia è il paese dove le persone arrivano arrivano a informarsi dove andare a ritirare i soldi dell'IMU, quindi tutti nati da una lettera di Berlusconi, da una promessa di Berlusconi che ti dà la misura, vabbè, saranno i più fragili intellettualmente, saranno, comunque questo è il paese nostro con questi risultati. Il discorso di Monti riflette il fatto che lui si presenta portandosi appresso due persone che per molti hanno significato il vecchio, sto parlando di chi? Di Fini e di Casini, e si porta appresso un atteggiamento che può sembrare di supponenza, ma che è pur soltanto la realtà delle cose in Italia. Un 10% in due mesi di campagna elettorale è un buon risultato, però io sinceramente speravo andasse oltre, anche per essere incisivo in un futuro governo del paese, perché quello che a me interessa è che si continuino a fare le cose che il governo ha cominciato a fare. Se abbiamo penato tanto per arrivare, se abbiamo pagato tanto per arrivare a questo punto, e poi ci ritroviamo con gente che distrugge quello che abbiamo costruito, non credo che sia massimo, soprattutto per la credibilità del paese e dell'Italia. Quindi non ho buone speranze. Vediamo cosa succede, spero che Bersani, che ha sempre dimostrato quando era presidente della nostra regione di essere una persona abile e preparata, che continui ad avere una buona idea del governo, che faccia delle cose che servono al paese, soprattutto spero che comunque si fa
faccia forte dei voti anche di Mario Monti. Senti Silvana, tu ecco, hai rivolto questa diciamo esperienza di Bersani alla presidenza della regione, e quindi insomma in qualche modo è stato testato nella sua esperienza. Non pensi che Bersani in qualche modo abbia anche lui un po' mancato, soprattutto nella comunicativa, tutto il centro-sinistra, perché anche loro insomma sono le prime parole di Bersani, ha detto siamo arrivati primi ma non abbiamo vinto, dimostrando una certa onestà intellettuale, per carità, magari forse qualche decina d'anni fa non era pensabile, però anche loro insomma non sono soddisfatti. Eppure fino a una quarantina di giorni prima delle elezioni, secondo il sentito, prima dei sondaggi stavano ben 10 punti sopra il centrodestra. Ecco, come te lo spieghi questa cosa? Non me lo spiego, perché non ho avuto modo di capire, non essendo molto interessato però al loro elettorato, non ci ho ragionato più di tanto. È probabile che sia caduta nella trappola di questa politica molto urlata, molto, molto così, in cui si rincorre il nemico anziché avere il buon senso di fare delle proposte. Se continuiamo un solito teatrino, poi vai a misura di quello che sei, e lì forse ha perso dei colpi. Poi sai, è tutto inscrutabile, nel senso che l'elettorato è molto mutevole, e quindi può darsi che alcune cose, e poi in alcune case, ok, una parte dell'elettorato comunque è inteso a votare il centro-sinistra, si è migrato negli ultimi giorni proprio o da Grillo o dalle altre forze, deluso da questa politica che era poi solo un ricorrersi sulle particolarità e non sul programma per il governo del paese. E quindi insomma Monti lo consideri praticamente l'unico candidato che era credibile. Pensando a uno scenario ipotetico futuro, in qualche modo un governo bisognerà cercare di metterlo su. Ovviamente l'incarico dovrà averlo Bersani, o almeno perlomeno un primo incarico. Ecco, tu pensi che Monti potrebbe essere disponibile ad aiutare appunto un governo da Bersani presieduto? E insomma, c'è questa prospettiva secondo te? Non ho la minima idea, però faccio fiducia ad una cosa, al senso di responsabilità di Monti, che ha dimostrato in passato, che probabilmente continuerà anche a avere. Non ho idea di che proposta gli possono fare e se gliela faranno. Per me sarebbe una cosa sensata. Poi sai, la politica è sempre in divenire. Tu sei lì in attesa e, a parte l'attimo del voto, devi stare a vedere cosa fanno e cosa propongono. Quindi spero che Bersani abbia l'intelligenza di disfarsi e di scontentare una certa sinistra che fa riferimento a Vendola e alla Camusso, e che invece inizia un percorso un pochino più riformatore. Io spero che voglia pensare a delle liberalizzazioni, lo ha già fatto negli anni passati, quindi è probabile che le abbia nelle intenzioni ci siano ancora, ma vorrei ragionare sulla dismissione
del patrimonio pubblico per abbattere il debito pubblico. Vorrei ragionare su tante cose che spero abbiano la forza di fare, perché veramente il paese è stanco, non ce la fa più. Vorrei ragionare sul problema delle tasse, che indubbiamente devi riuscire a calarle per non fare morire il paese strangolato dalla loro esigenza, e devi riuscire a pagare tutti questi imprenditori che aspettano da molti anni di essere saldati dalle competenze statali. Non esiste nessun altro paese che lo Stato, per pagare per servizi che ha ottenuto o per beni o materiali, abbia degli anni di tempo di pagamento. Puoi ragionare al di là del dibattere se diminuire il numero dei parlamentari o altro, puoi ragionare di come, almeno di togliergli tanti servizi, di togliergli tanti benefit, però anche ridurre il numero dei parlamentari mi pare molto demagogico, in quanto rompi il rapporto che c'è tra elettore e cittadino, che diventa molto più grande come se tu riduci il numero. Non puoi arrivare a fare la guerra alla cosiddetta casta senza ragionare su quello che è utile e quello che invece è pura demagogia. Puoi ragionare sull'abolizione delle province, puoi ragionare sul fatto di fare le città metropolitane e accorpare tanti piccoli comuni. Qui in montagna io vorrei capire a cosa servono le comunità montane, se non a sistemare amici degli amici dei politici e anche quelli che non hanno ottenuto un buon successo elettorale, e invece di quanto servono effettivamente al paese. Cioè, le cose che uno può fare se è animato dal buon senso e dalla voglia di cambiare la tendenza sono tante. Penso che Bersani, comunque sia, anche se ha il difetto di essere un antico comunista, ma nessuno è perfetto, abbia però un approccio abbastanza liberal, quindi è abbastanza pragmatico, quindi io voglio sperare. Io ho più fiducia di tanti altri, mentre a me piaceva molto meno Renzi, veramente, perché al di là dei suoi programmi, delle cose che andava dicendo, mi ricordava molto il piccolo democristiano cresciuto, e quindi non mi dava molto affidamento, anche se alcune cose poi giuste le ha dette. Quindi probabilmente se avesse vinto lui alle primarie non fosse rimasto schiacciato dall'apparato burocratico, può anche darsi che avremmo avuto tutto un altro scenario, e probabilmente intanto Berlusconi non si sarebbe ripresentato. E con l'immagine, con la forza anche di questo, io lo continuo a ritenere un rottamatore, però anche se a me la rottamazione non piace, probabilmente sarebbe il quadro sarebbe assolutamente diverso. Tra l'altro, a proposito dei grillini e di questa ventata di giovani che andranno in Parlamento, io personalmente non sono assolutamente d'accordo. Questo furore di
tutti, mandateli a casa tutti, gente nuova, gente giovane, gente. Non sta a significare che sia gente preparata o capace, quindi anche in questo io ci guarderei un po' con la lente di non ti metto, però se la democrazia è che tu vali un voto, occorre solo starmi a vedere e sperare che non facciano troppi disastri. Ho capito. E, senti, Arso, non so bene qual è la situazione di Benedetto Della Vedova. È entrato, è stato eletto? Sì, è stato eletto nel Senato, era nel candidato al Senato in quella della Lombardia ed è risultato eletto. Quindi avremo un radicale in Parlamento. Ottima precisazione. Senti, parliamo giusto di radicali, siamo in chiusura e non so che affermazione in Emilia Romagna abbia avuto la lista Amnistia, Giustizia e Libertà. Tu come commenti il risultato che ha ottenuto appunto questa lista? Beh, io ti dico che per me pareva una buona lista, nel senso che conoscendo Marco e conoscendo il mondo radicale non poteva che, io ho letto molte discussioni successive, molte richieste di mandarlo a casa, che, molte richieste, molti appelli perché lui ritirasse questa sua presenza un po' impegnativa, però lui ha sempre avuto di questi comportamenti, di queste cose, e sulla giustizia a me trovo perfettamente d'accordo, nel senso che se ci pensi bene è tutta, a parte che io ho sempre distinto, insisto a dire che non è una riforma strutturale. Lui ci ha girato intorno, ma per me non ha assolutamente ragione, e in questo sono confortata anche da autorevoli esperti di diritto, quindi nonostante il Puggiotto e il gruppo D, per me era una cosa da apprezzare e da presentare. D'altronde, guarda, per quello che è la mia parte radicale, io ricordo di un'infinità di volte che siamo partiti con dei temi che di cui nessuno voleva parlare, perché sarebbero stati o erano di difficile presentazione all'elettorato, e poi sono diventati di patrimonio comune, di discussione. Io mi ricordo i primi tempi in cui lui, ma qui andiamo alle calende greche, in cui si inventò il termine partitocrazia, quindi tutto quello che si inventa Marco è di difficile masticazione, e lo noto soprattutto tra i compagni, i vari compagni radicali, leggo. Poi probabilmente lui invecchiando è certamente diventato un po' scodevole e sarà anche prestato dall'urgenza di questo tema a cui lui si dedica da moltissimi anni. Però non ci fosse stato Monti, che a mio parere aveva bisogno anche lui di una buona spintarella, avrei votato la lista Amnistia, Giustizia e Libertà, quantomeno la Camera. Al Senato ho già spiegato perché no, perché c'è un limite tutto, soprattutto alla decenza. Ma non c'entra con la lista quanto con la candidata capolista, che per me è proprio un
personaggio che non merita, e non merita di essere capolista, di essere così appoggiato, valutato dal gruppo dirigente radicale. Però è un discorso vecchio che non è neppure personale, perché fortunatamente non sono da sola. Comunque la Camera ha parlato con Giuseppe Di Federico, che sarebbe stata una buona opzione. Io sinceramente sono, c'era la lista radicale, c'era la nostra Di Monti, e Fiammare in declino, che mi ha sempre molto interessato, a parte alcune posizioni di Giannino che non condividevo, però l'importanza del ridurre il debito pubblico per me è talmente grande che speravo avesse anche un buon successo. Comunque vedremo, non so cosa ci succederà, non ho idea di quello a cui andremo incontro, però sinceramente speriamo che qualcuno usi la testa, come si dice nelle mie parti. Sì, peraltro in parecchie di queste, diciamo, soprattutto nelle liste più piccole, nei partiti più piccoli che non sono entrati, diciamo, lo scossone post-elettorale è stato, insomma, abbastanza forte, perché poi l'elaborazione interna, le polemiche, le recriminazioni e le discussioni, mi sembra anche posso dire, per certo, il mio personale sto facendo salti di gioia. Sono contento che non ci sia arrivato un Groia, perché un pessimo personaggio, è stato un pessimo magistrato, una persona poco degna e che ha solo approfittato abbondantemente della sua storia passata per portare una rivoluzione per via giudiziaria. Sinceramente, se lo siamo tolti dalle scatole, spero che rimanga in Guatemala per il resto dei suoi giorni. Un altro personaggio che spero di non vedere risorgere mai più è Pietro. Io ho un pessimo ricordo per quest'uomo, al di là delle sue vicissitudini politiche, quelli della sua lista, la sua capacità di accorpare tutto il finanziamento pubblico a una società intestata a lui, alla moglie e alla Silvana Mura. È una persona in cui ha fatto delle cose, ma le ha fatte a mezzo, nel senso che è stato capace di aggredire e distruggere una parte della politica italiana. C'è un lavoro meritorio, perché non è certo, anche se il metodo è stato veramente violento. Io, il mio pensiero va a Gardini, va a quell'altro socialista che si è suicidato. Di cui non ricordo il nome, ma personaggi che hanno subito la violenza di questo magistrato. Per contro ha fatto un grandissimo lavoro, però lui, Ingroia e Travaglio sono tre qua all'ennesima potenza. Ho capito. Va bene, niente, a questo punto ci diamo appuntamento per prossimamente, per commentare un po' gli esiti effettivi di queste elezioni, quindi un ipotetico un governo, vedremo un po' quello che uscirà fuori. Io ipotizzo che Grillo non chiederà compromessi. Io spero nella capacità di Napolitano. Credo che sia comunque una persona molto posata e che abbia una buona visuale, grandi capacità. Quindi, come ha trovato una soluzione l'anno scorso, spero che ne trovi
o che prima, perché sono contento che sia lui Presidente della Repubblica, anche sinceramente quando io sento il termine comunista mi viene l'orticaria, però sai, in una regione del genere, però bisogna distinguere tra l'uno e l'altro, e voglio sperare che la sua esperienza e la sua lungimiranza aiutino Bersani a fare qualcosa di sensato e a produrre risultati per questo paese che ne ha veramente bisogno. E per Grillo il suo reddito di cittadinanza vada veramente a quel paese, perché lui e tutte le sue espressioni demagogiche e qualunquistiche non hanno, spero che non abbiano alcun successo. Ok, allora appuntamento ai prossimi approfondimenti e commenti con Silvana. A questo punto io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, vi consiglio di continuare a seguire le trasmissioni di Liberi TV. Grazie ancora a Silvana Bononcini e restituisco la linea alla regia. Grazie a voi. Ciao. Ciao. E forza Benedetto.